Intanto buongiorno a tutti. Il titolo Democratizzare l'intelligenza artificiale spiega un po' il lavoro di oggi. Capire quello che abbiamo a disposizione come tecnologia ci serve per poter utilizzare quella che viene definita come intelligenza artificiale. Non parlo solo della chatbot che per ora è sulla bocca di tutti, ma di sistemi che permettono di determinare obiettivi, risultati in base a un addestramento che può essere per immagine o per testo, dicevo, poterlo adattare in situazioni anche dove non si ha una grande competenza dal punto di vista informatico. In questo ci vengono in aiuto diversi ambienti di sviluppo e che vengono utilizzati anche nelle scuole primarie, magari fuori Italia alcune, e permettono con giochi stile coding Scratch, perché l'ambiente diciamo è molto simile, quindi la programmazione a blocchi, di affrontare temi interessanti e sviluppare applicazioni anche abbastanza complesse. Quindi quello che intendo fare io in questo tempo che abbiamo a disposizione è velocemente farvi vedere le varie piattaforme, poi magari metterò in condivisione una paginetta in PowerPoint dove sono, diciamo, per ricordarvi le piattaforme che sto utilizzando. Inizio subito col parlarvi di Teachable Machine Google. Teachable Machine Google la useremo ed è un ambiente offerto da Google per l'addestramento e il cosiddetto machine learning ottenuto tramite suoni, pose o immagini. Quest'ambiente è molto comodo da utilizzare e da tanti anni disponibile e lo andremo a integrare in quella piattaforma che vi dicevo è stile gioco, quindi stile coding, che sarebbe Stretch GitHub. Ed è questo repository offerto da studenti giapponesi che ci permette di fare, dicevo, quelle cosine interessanti senza dover faticare. E inizierei subito a creare dei modelli, quindi vado su Inizia. Ho la possibilità su Teachable Machine Google di scegliere, dicevo, progetto per immagini, audio o pose. Solo per chi non lo conosce, faccio vedere un attimo pose. Ci permette di identificare come una sorta di Kinect i vari punti del corpo e quindi registrare, memorizzare movimenti e assegnargli delle etichette a questi movimenti. Per fare una cosa veloce, oggi lavoriamo invece con le immagini, quindi creo un primo modello, quindi un modello base per far identificare la posizione di partenza alla macchina. Possiamo caricare immagini tramite webcam oppure dal PC e anche questo lo vedremo, ad esempio, tirando delle immagini, dei dataset di immagini offerte da piattaforme anche universitarie per fare qualcosa di più complesso. Quindi parto da standard, tengo premuto e memorizzo la posizione di partenza. Poi vado a inserire magari due soli modelli in velocità, quindi rosso. Con il linguaggio dei segni vado a identificare il colore, basta toccarsi le labbra. Naturalmente, più immagini uno carica e di persone differenti, migliore è l'addestramento. Il sistema deve essere tale da funzionare, da riconoscere quel particolare gesto indipendentemente dall'utente che lo sta facendo. E la stessa cosa nel riconoscimento di immagini di oggetti particolari o di, come vedremo anche questo, di nei, per esempio, per determinare se un neo è maligno o benigno. Aggiungo una seconda classe, la chiamo verde. E anche qui con il linguaggio dei segni vado a indicare il colore. Vedo se il modello funziona con addestramento in corso. E quindi standard, rosso, verde. Sì. Funziona un po' di tentennamento, quindi ok, rosso,
Va bene, funziona bene, allora esporta il modello. Che cosa succede? La bellissima piattaforma Google ci offre la possibilità di utilizzare, creare una pagina HTML con JavaScript, utilizzare il riconoscimento delle immagini, magari integrandole in pagine web nostre. Noi faremo una cosa più semplice, che è quello di caricare il nostro modello. Quindi carico il modello che ho appena realizzato verrà salvato sui server Google. Ci viene dato un link. Io copio, non faccio altro che copiare questo link. E vado sul primo ambiente che vi farò vedere, che è questo, stretch3.github.io. Diciamo questo ambiente di sviluppo simile a Scratch, chi ci ha un po' giochicchiato da ragazzino oppure da insegnante lo dovrebbe riconoscere. Però a differenza di Scratch, se io vado su estensioni, scopro tanti blocchi particolari. Tra i tanti cade subito l'occhio su TM2 Scratch, che sarebbe Teachable Machine for Scratch, che è quello che andremo a utilizzare. Cioè, posso utilizzare il modello di riconoscimento per immagini o per pose, posso aggiungere estensioni per il riconoscimento della posizione degli elementi della faccia, quindi gli occhi, il naso, la bocca, e quindi creare per esempio applicazioni che col solo movimento degli occhi mi permettono per esempio di avviare azioni, di avviare sintesi vocale. E end pose, la possibilità di utilizzare il riconoscimento delle dita e quindi la gestualità per controllare le nostre applicazioni. Noi aggiungeremo un po' di cose, quindi naturalmente Teachable Machine for Google, e il motivo per il quale vedete l'immagine è proprio perché è caricato questo oggetto, quindi si apre la webcam. E poi andrò a utilizzare sicuramente per far vedere il funzionamento, da testa a voce, quindi sintesi vocale, e aggiungiamo pure, se volete, la chat GPT. C'è la possibilità di integrare anche la chat GPT. E quindi se uno ha aperto un login con la piattaforma, può utilizzarla per integrare questa chat generativa e eventualmente gli servisse per la sua applicazione. E poi un altro blocco sicuramente importante oggi è quello della traduzione e quello dell'IFTTT. Ora li vedremo pian piano tutti. Quindi inizio con Teachable Machine for Google. Come vedete qua c'ho un primo blocco, classificazione dell'immagine, e io avevo ancora in memoria il link che vi avevo dato prima, che avevo copiato prima. Quindi il Teachable Machine with Google con la chiave che si è generata col modello. Non faccio altro che fare un doppio clic su questo link e poi vado a prendere il quando ricevi un'immagine. Vado a vedere nel menu a tendina e magicamente mi troverò le voci che ho appena creato. Premesso che con Teachable Machine Google non avete un limite nel numero di classi e quindi tra virgolette di etichette che potete utilizzare. Quindi avrò il rosso e per esempio avrò il verde. Posso andare a vedere se funziona il riconoscimento, magari con la sintesi vocale. Da testa a voce, sperando che si senta bene, quindi intanto l'allontano, quindi qua gli dico rosso, qua gli scrivo verde. Faccio una prova. Ok. Quindi, prima applicazione che potremmo fare anche con i nostri ragazzi, non so se l'utenza è solo scolastica o ci sono anche di altro settore, però in un ambiente per esempio scolastico io potrei sviluppare semplici applicazioni utili per spiegare come funziona il machine learning, quindi come funziona anche l'addestramento della macchina e nel frattempo creare anche qualcosa di utile, per esempio un sistema di sintesi vocale che permetta il riconoscimento
apprendimento dei segni, del linguaggio dei segni. Però non mi limito a questo, sempre nell'utilizzo di queste piattaforme meravigliose che permettono appunto questo utilizzo di un addestramento senza dover scomodare, almeno per ora, Python o altri linguaggi. Andiamo a utilizzare qualcosa di particolare, l'IFTTT. Cos'è l'IFTTT? Vediamo se è già aperto. Okay. IFTTT sta per If This Then That. È una particolare piattaforma che permette lo sviluppo di app che permettono di integrare diversi servizi. Che significa? Sono caricate tutte le app della maggior parte dei dispositivi che potete controllare, per esempio tramite Google Home, Amazon Echo, c'è la possibilità di gestire questi dispositivi e di far sì che a un'azione di quel dispositivo, per esempio, è terminata la centrifuga del mio elettrodomestico e in automatico vengo avvisato, ad esempio, tramite messaggio sul cellulare, oppure perché incominciano a lampeggiare le luci. Giochini di questo genere lo possiamo fare con questa piattaforma. La piattaforma è gratuita oppure a pagamento. Gratuita vi permette di sviluppare solo tre applicazioni, ogni volta ne dovete cancellare una per farne una nuova. Invece a pagamento sono quasi 2,50 € al mese non avete limiti nel tipo di applicazioni che potete utilizzare, che potete fare. Quello che vado a sfruttare io tra i tanti servizi e le tante applicazioni che ho disponibili sarà solo uno principalmente, il servizio più importante, che è il cosiddetto webhooks, cioè la possibilità di inviare di avvisare di un'azione semplicemente cliccando su un link. In questo link sarà presente una parola, questa richiesta web, una parola che verrà decisa da voi. Verrà personalizzata da voi. Sfrutto un attimo Stretch. Ok, vedo se si vede l'immagine. Ok. Quindi, ok, per esempio, andrò a utilizzare oggi due piccole prese Wi-Fi, quelle classiche che potete anche controllare, dicevo, tramite Google Home e Amazon Echo. I prezzi normalmente di questi tipi di prese varia tra i 7 € e i 15 €, anche se ce ne sono più costose, ma vanno bene per quello che ci servono. Quindi, per esempio, queste possono essere controllate tramite la loro app, che è Smart Life, e quindi io posso decidere quando far passare corrente oppure no, quindi semplicemente li ho collegato ad una presa, la presa 2, ho collegato una lampada già accesa, pronta, quindi nel momento in cui verrà attivato verrà permesso il passaggio di corrente, si accenderà la lampada. E la stessa cosa per il ventilatore, nel momento in cui riuscirà a passare corrente, il ventilatore inizierà a funzionare. Un altro piccolo dispositivo che volevo farvi vedere, per esempio lo SwitchBot, è un piccolo dito meccanico anche questo ha la sua applicazione che appunto si chiama SwitchBot, che permette di determinare se il dito deve andare in pressione o deve bloccarsi nella posizione on-off. Quindi sarà un sistema dove il piccolo dito elettronico dovrà accendere questa piccola pompa idraulica e poi magari dovrà spegnerla. Ebbene, questi i comandi, invece di darli tramite cellulare, tramite le loro app, li darò tramite sempre questo ambiente Stretch 3. E utilizzando gli IFTTT. Andiamo subito a vedere come fare. Vado su IFTTT, dico create. Ecco, spiegato il nome come vi avevo detto poc'anzi, if this then that. Vado a cliccare su if this e vado a cercare l'unico servizio che mi serve, il webhooks. Richiesta web. Creo una parola chiave, una parola che mi servirà per avvisare che voglio, per esempio, accendere la luce, che voglio attivare la presa elettrica 2.
Quindi ricevo questa web request, creo il nomino, quindi per esempio la chiamo Lucetta, perché ho usato tante volte vari nomi, Lucetta On. Ok. Lucetta On. Creo trigger. Ok. Quando verrà attivato, quando verrà inviato questo link con Lucetta On come parola, che cosa deve succedere? Then that, vado a cercare il servizio che mi serve per gestire quelle prese, quindi nel caso delle prese che ho a disposizione era Smart Life. Naturalmente la prima volta che lo userete vi chiederà di utilizzare, di inserire il login e password che avete messo sulla vostra app. A disposizione ho vari servizi a secondo dei dispositivi che uno ha comprato o gestiti da Smart Life. Nel mio caso mi interessa solo il turn on e turn off. Turn on, quindi accendi. Che cosa succede? Le prese sono già messe su una ciabatta, cioè già gli passa corrente, e vanno a cercare e sono state predisposte quando comprate, attivate tramite la loro app, a cercare la rete Wi-Fi di casa. Che cosa succede? Lui trova disponibili in rete, quindi uso un termine grezzo, su internet trova disponibili presa elettrica 1 e presa elettrica 2. Nel mio caso era presa elettrica 2 per la luce. Creo azione. Ok, continuo. Ok, finito. Quindi quando verrà inviato Lucetta On, si attiverà la presa elettrica 2. Ma come viene inviata questa Lucetta On? Copio per non dimenticare, ok, il nomino Lucetta On. Solo una volta vado a fare il lavoro per capire che cosa devo salvare. Quindi vado a selezionare l'icona del webhooks, vado a vedere settings. E qua vi verrà offerto un link. Quello che cambierà rispetto al mio link sarà solo la password che vi viene associata. Copio, incollo e vado a vedere in che cosa consiste questo webhooks. Ecco, semplicemente inserendo questo link, che sarà lo stesso che avrete voi se deciderete di utilizzare l'IFTTT, maker.ifttt.com, trigger, slash, parolina che avete inventato voi, che avete deciso voi per avviare l'azione, e poi la password che vi viene associata. Semplicemente se io copio e incollo, Ctrl V, nel momento in cui vado a sostituire qua Lucetta On, la parolina che ho creato e premo invio, quello che succede, ora non riuscite a vederlo, è che si è accesa la luce, ma lo vedremo tra poco, perché lo utilizzerò questo comando, rispengo anzi, lo utilizzerò tramite Stretch 3. Però già per farvi vedere questo, basta semplicemente un link, basta semplicemente richiamare quel link per avviare l'azione, spegnere una luce, aprire un cancello, per esempio, o attivare un elettrodomestico. Quindi potrei utilizzare qualsiasi sistema mi venga in mente per sfruttare questa operazione. Per esempio, potrei anche semplicemente aprire un documento Word, mettere dei collegamenti ipertestuali, a seconda di come clicco, accendo luci, spengo luci, accendo microonde, posso fare un po' di tutto. Andiamo a, quindi mi salvo la passwordina. Quindi l'unica cosa che mi interessa è la parola che ho scelto e la password che ci è stata assegnata. Ogni volta potete anche modificarla. Ritorno qui, vado su IFTTT e trovo questo. Trovo nome dell'evento, trovo chiave e trovo invio. E già avete capito che cosa andremo a fare. Ok, quindi la facilità con cui andremo a lavorare vi dimostra che anche in maniera semplice, però possiamo fare delle cose molto particolari. Quindi vado a mettere Lucetta On come nome. La chiave che ho salvato e quindi magari lo mettiamo sul rosso, vai. Mi sposto, okay, però devo farlo vedere.
Ok, forse su Zoom però mi vedete. Quindi non faccio altro che toccarmi le labbra, parte il rosso e si accende la luce. Non so se però si è visto tramite magari la webcam di Zoom, collegata a Zoom. Si Quindi è ho visto, la. ti confermo, si è visto. Scusa, ok, grazie. E quindi posso fare la stessa cosa, per esempio posso anche spegnere col verde, potevo fare anche al contrario, però un po' più di logica. Quindi per esempio mi ero già salvato qualche parola per non farvi perdere tempo. Per esempio per spegnere, spegni lampada, ho messo, ok, semplice. Spegni lampada per spegnere e quindi vado a mettermi, vado a usare sempre il rosso, metto spegni lampada, non importa, spegni lampada. Ok, anche qui di nuovo tocco e spengo la lampada. E premesso, non è necessario essere vicini al dispositivo, quindi io potrei comandare dalla Sicilia il dispositivo che sta qui in Piemonte. Okay, perché il passaggio è tramite server IFTTT ed è quindi tramite web. E quindi, per esempio, un'altra cosa che possiamo fare con lo switchbot, per esempio, che lo faccio vedere, IFTTT. Okay. Creo azione, if this. Accendi motore, accendi M per esempio, ovvio, scusate, webhooks, troppo veloce, webhooks, ricevi una richiesta web, gli dico accendi M, accendi il motorino per esempio, crea trigger, then that, questa volta vado a cercare switchbot, che è quell'applicazione che serve per gestire i pulsantini, e basta che vado a premere bot press, quindi verrà trovato il pulsante disponibile, io sul motorino ho messo il pulsante 3. Quando gli dico accendi M, che continuo, accendi M, semplicemente perché metto quella parola, dovrà attivarsi il motorino. Ok, vediamo. Dovrà avviarsi il piccolo dito elettronico. Ok. Chiudo. Accendi M. Ok, lo metto magari sul verde. Accendi. M. Anche se fosse partito, non volendo è partito. Aspettate che lo. È partito perché ho cliccato sopra io. Ok. Lo spengo di nuovo. Lo faccio col rosso. Mi dà fastidio che è impallato. Ok, vediamo se si è fermato. Se l'è impallato. Quindi vediamo adesso se riesco a farlo con questa webcam. Quindi mi tocco. Ah, devo mettere il rosso. Metto il rosso. Non clicco per evitare problemi. Tocco le labbra. Ok, vediamo se è partito. Mi sposto velocemente prima di fare danno. Ok, ed è partito. Scusatemi il disguido a gestire le immagini. Ok. Dicevo la stessa, quindi applicazioni dove adesso lo devo togliere proprio perché parte ogni volta che mi muovo. Applicazioni dove posso quindi interagire con macchinari di qualsiasi genere, perché per esempio tramite IFTTT potete anche gestire i famosi telecomandi universali, quelli che funzionano sia in radiofrequenza che infrarosso, quindi controllare la TV, controllare il condizionatore, o aprire o chiudere cancelli di casa.
E questo, dicevo, con semplici applicazioni che sfruttano sintesi vocale, riconoscimento di immagini, riconoscimento audio anche a comandi vocali, per esempio andando a sfruttare tra i tanti blocchi, il blocco per il speech to scratch, che è il blocco che ci permette di utilizzare il comando vocale. Purtroppo questo l'hanno lasciato in giapponese, è l'unico blocco che lo vedete scritto in giapponese, semplicemente perché metto questo blocco viene riconosciuto il testo. Ad esempio, se seleziono questa iconcina, faccio il doppio clic, ciao a tutti, e come vedete là sopra mi becca la scritta e quindi possiamo utilizzarlo per fare questi comandi vocali e gestirci la casetta in questo modo o un piccolo laboratorio in questo modo. Peraltro non siamo limitati dall'uso della webcam fissa come in questo caso col mio PC. Per quale motivo? Perché possiamo utilizzare benissimo un nostro vecchio cellulare, quindi a distanza con programmi come per esempio Droidcam, e quindi utilizzarlo come una sorta di webcam, webcam a distanza lì messa per poter fare questo tipo di riconoscimento. Peraltro possiamo utilizzarlo anche per qualcosa anche di più serio, perché. E questo ve lo faccio vedere tornando a Teachable Machine. Teachable Machine Google permetteva anche il caricamento di immagini dal PC. Ebbene, ci sono tante repository, chiamiamole piattaforme che permettono. Che forniscono diversi dataset, quindi diverse immagini o dati in formato testuale o numerico che possono essere utilizzati per addestrare la nostra macchina. E in particolare uno può andare a cercare, come in questo caso già trovate pronto, per esempio cancro della pelle, andare a scaricare una dei dataset. Normalmente potete trovare roba che supera pure i 6 giga o 5 giga, come ho fatto io per esempio, e quindi dove trovate modelli di NEI rischio maligno e quindi con conferma con etichetta maligno. E quelli invece benigni, e quindi un raffronto che viene fatto. Che cosa succede? Nel momento in cui vado a utilizzare questi dati, inizio di nuovo, progetto standard, qua carico qualcosa tanto per farvelo vedere, qua webcam, ok. Nel momento in cui faccio addestramento in corso ed esporto il modello, oltre a poter caricare il mio modello sul server web e quindi utilizzare, non far faticare le nostre macchine, ma per questa elaborazione, questo confronto, sfruttare server Google, mi permette di scaricare in ambiente TensorFlow.js, quindi andare a avere a disposizione una pagina HTML con JavaScript e poter sfruttare questa. Quindi come? Salvo, copio ho copiato il codice di prima, apro il mio documento di testo, gli incollo questo codice, chiudo e salvo. Cambio l'estensione, rinomino in HTML e semplicemente cliccandoci start, consento. Ho la possibilità di vedere class 1 e class 2, quindi come viene distinto. Ora ho fatto un caricamento di immagini un po' stupido perché sono uguali, però vi fa vedere la percentuale di riconoscimento dei due elementi. Ebbene, vi faccio vedere che cosa vi potete fare. Quindi apri con blocco note, questo è il codice che ci permette in JavaScript di utilizzare quel modello memorizzato. Trovo pure scusate, faccio una zoomata, HTTPS Teachable Machine with Google con il codice di questo modello e io vedo la parte, questa particina finale, la predizione, dove mi fa semplicemente giocare con le scritte, quindi mi fa vedere quanto valore numerico associato a una immagine rispetto a un'altra, quindi come fa a riconoscere queste immagini? Ebbene, modificando questo codice, per esempio, come fatto qui con proprio blocco note, come ho fatto io, ad esempio, per i NEI, invece di semplicemente far vedere
l'immagine, potete utilizzare per esempio la sintesi vocale di Windows, la sintesi vocale tramite browser e quindi far parlare la vostra pagina web. E magari giocare pure con dei file di testo per salvare il dato che è stato memorizzato. La pagina HTML potete utilizzarla, come ben sapete, direttamente sul vostro desktop, oppure, come ho fatto io, poi magari vi passo il link, mettere a disposizione su uno spazio web in modo tale che tante persone possano utilizzare questa applicazione. Per esempio, Neo HTML, che cosa fa? Consento. Riconosce l'immagine, vediamo se riesco a fargliela vedere perché la webcam non so perché, ma funziona un po' maluccio. Adesso lo copro. Sbrutta il neo più in fronte. Il mio sembra benigno. Ok, che cosa ho fatto via codice? Ah, guardate, si genera il fallino come una specie di cuchino. Il neo sembra benigno, così uno ha pure una valutazione e in base alle proprietà del file va a vedere anche in quale data è stata caricata. Che cosa ho fatto? Semplicemente nel codice, lo dico in velocità solo per arrivare a farvi di tutto, nel codice ho fatto in modo tale che non venga subito dichiarata l'immagine, ma solo quando l'immagine, la sua predizione supera l'80%, devo essere quasi sicuro che sia un neo. Quindi io ho memorizzato come diciamo stringa standard vari tipi di pelle in maniera tale da distinguerli dal neo e poi ho caricato questo blocco di immagini di nei maligni e di nei benigni in modo tale da, tra virgolette, addestrare la macchina. Questo era un esempio di questo è un esempio di macchina che dovevamo addestrare noi, dovevamo faticare noi a fare questo addestramento. Ma come ci sono queste piattaforme giapponesi, ne esistono altre cinesi che ci permettono di sfruttare sistemi già addestrati. In particolare, in questo l'altro ambiente che vi faccio vedere è mBlock. mBlock è famoso perché è utilizzato tantissimo per programmazione Arduino, programmazione di piccoli robottini mBot, quindi normalmente per la robotica educativa, ma in realtà mi permette di fare altro. Code with Block, peraltro, posso programmare anche in Python, quindi iniziare con i blocchi e poi programmare in Python, posso anche creare blocchi io. E che cosa vi faccio vedere? In estensioni abbiamo tantissimi dispositivi disponibili, quindi possiamo poi lavorare con Microbit, possiamo lavorare con piccoli mBot, fare giochini di robotica varie, però a me interessano le estensioni Sprite e in particolare tutto quello che mi viene messo a disposizione, la maggior parte degli elementi che girano su server cinesi, tipo questo che vi faccio vedere, i sistemi di riconoscimento e i sistemi di analisi. Quindi quando vado ad aggiungere e ottengo questa serie di blocchi, riconoscimento vocale in mandarino, inglese, francese, tedesco, che mi permette di riconoscere qualsiasi tipo di lingua. Ho la possibilità di riconoscere il testo stampato, ma questo è abbastanza semplice se ci pensate. Cioè sono tanti i programmi che permettono di fare, tra virgolette, una sorta di scansione del testo scritto a mano. Però quello più interessante, per esempio, è lì si parla di deep learning, cioè macchine che non solo devono fare un riconoscimento per etichette, ma devono fare una serie di, tra virgolette, ragionamenti, o meglio, attivare vari elementi di calcolo, i famosi neuroni, per tirare fuori una predizione di quello che è il testo. Quindi c'è, per esempio, analizzare in inglese il sentimento del testo e c'è il riconoscimento naturalmente riconoscimento del testo scritto a mano. Analizzare il sentimento e il riconoscimento del testo scritto a mano. Vediamo se lo trovo. È in alto. Riconoscimento immagine, riconoscimento vocale.
Testo, ecco, scritto a mano, qua dice in inglese, distingue tra cinese e inglese, quindi noi dovremmo fare in questo modo. Quindi il riconoscimento del testo, già pensate la difficoltà che abbiamo noi a volte a riconoscere la scrittura a mano di qualcuno, quindi la capacità di leggere un testo scritto a mano, la capacità di andare a sfruttare un riconoscimento di immagine, cosa che in Europa adesso per certe non è più tanto possibile, soprattutto se c'è un riconoscimento anche facciale, cosa che qua permette di fare. Quindi, per esempio, descrizione d'immagine, vado a vedere in estensione, sono a 36, quindi vado subito a farvi vedere il programmino, faccio prima. Ok, vado velocemente ad aprirvi già dei blocchi. Ok, i miei progetti, intelligenza artificiale, vai. Non salvare. Quindi, primo blocchetto, serie di giochini dove metto l'estensione text to speech, quindi la possibilità di parlare, i translate perché mi serve la descrizione verrà o in inglese o in cinese, dovrà essere tradotta in italiano. Vado a unire questi blocchi come fanno i bambini quando giocano come si chiama? A Scratch, con Scratch, vado a attivare il riconoscimento del genere, il riconoscimento dei capelli, il riconoscimento delle emozioni. Sapete benissimo che adesso è vietato il riconoscimento delle emozioni. Clicco sulla bandierina verde. Mi sembra di vedere un uomo che guarda la telecamera. Gli anni 51. Maschio. Con i capelli di colore grigio. Prova indifferenza. Ora, a parte il riconoscimento dell'immagine, qualsiasi sia l'immagine, quindi anche se cliccassi facendo vedere un'immagine particolare, che lo faccio, tipo questa. Mi sembra di vedere un uomo e una donna che si fanno un selfie. Abbiamo visto la prima immagine. Di anni 25. Qua vede la Monna Lisa, quindi... Femmina. Con i capelli di colore marrone. Prova felicità. Okay. Vado veloce perché il tempo scorre inesorabile. Ad esempio, riconoscimento del testo riconosci il testo in inglese e analizza il sentimento. Già pensate, per esempio, in base a quello che scrivete, in base a quello che scrive il bambino, per esempio a scuola, un'analisi di quella che può essere la sua personalità. Quindi vado, per esempio, ad attivare con C, vediamo se sì. Premo C, vediamo in testo qualcosa. Sì. La vita è bella. Positivo. Facciamogli vedere qualche altra frasetta un po' più bruttina. Persona mi capisce. Negativo. Cioè, scritto il corsivo, quindi senza addestramento. Che cos'altro possiamo fare? Andiamo in velocità. Nei blocchi trovate la possibilità anche di gestire, oltre a dati climatici, quindi, analisi anche dell'aria, quindi il particolato presente, le polveri sottili e via dicendo, c'è la possibilità di gestire anche documenti Google. I blocchi con documenti Google, volevo arrivare entro 45 minuti a farveli vedere, entro le 15:45, quindi un poco di tutto, Conta animali, ok. Ripeto, non addestrata la macchina da me. Okay. Siccome sfrutto il
il riconoscimento della macchina stessa, vi faccio vedere che cosa ho fatto, mi collego, inserisco il link a un documento Google che quindi risiede sulla rete, posso scrivere in una determinata cella, leggere le celle del documento Google tramite quei blocchi, quindi sapere quale cella è libera e dove infilare, e quindi vado a catalogare per esempio gli animali in maniera automatica. Vediamo un po' come faccio, quindi vado a premere il verde. L'ho messa in loop, quindi continuerebbe a guardare sempre immagini che gli possono arrivare. Un primo piano di Marana. Quindi ho due volte il roditore, poi una rana e un uccello. Aspetto già connesso i fogli Google, chiudo. Ok, andiamo a vedere che cosa è successo. Quindi vedete, i due roditori, l'anfibio e gli uccelli. Pensate ad esempio a un sistema di analisi nei boschi per vedere la fauna, per esempio, fatto in maniera divertente. In realtà avete anche la parte Python, quindi i blocchi potete ritradurre in linguaggio Python e peraltro, se volete, potete crearvi voi. Avete la possibilità di crearvi voi anche i blocchi stessi utilizzando il JavaScript o Python. E sono i 43, non lo so, Anna, se ci sono domande. Sì, allora vorrei ricordare a tutti che possono eventualmente fare domande utilizzando la chat oppure lo strumento domande e risposte. Abbiamo ancora qualche minuto, quindi se vuole aggiungere qualcosa, insomma, c'è tempo. Nel frattempo una domanda, chiedono, ma in italiano come mai non c'è nulla? Perché in italiano c'è, quindi, no, in italiano, in Italia, in Europa, ci sono leggi più restrittive, per cui, per esempio, il riconoscimento delle emozioni, quello che vi dicevo prima, e il riconoscimento del facciale, è vietato proprio in Europa. Okay? E questo da pochi anni, per la questione di privacy. In realtà, purtroppo, questi sistemi vengono utilizzati. Esempio classico, vi faccio vedere una cosina, un giochino stupido. Ok. Controllo clienti, per esempio. Questi sistemi, per esempio, tramite webcam, li trovate anche in diversi, diciamo, centri commerciali di solito cinesi. Ok. E che cosa faccio? Se io attivo lo spazio, non farò altro che veder catalogato uomini e donne e l'espressione che fanno a seconda degli scaffali che vedono. Quindi un attimo solo che mi devo ricordare cos'è. Lo spazio. Ok. Quindi avvio spazio. Benvenuto nel sistema per controllo clienti. Guarda il prodotto che ne pensi? Guarda, Guarda il prodotto che ne pensi? Grazie per l'attenzione. Guarda il prodotto che ne pensi? Grazie per l'attenzione. lo blocco. Guarda il prodotto che ne pensi? Ok, e per giunta il blocco un attimo.
I blocchi potete anche poi estrarli, potete scaricarvi i risultati, quindi che cosa avete? Avete un sistema che, per esempio, tramite webcam può identificare l'espressione, l'età delle persone più interessate a un prodotto rispetto a un altro, quindi capire se, ad esempio, voglio coinvolgere più persone di una certa età su certi prodotti, dove posizionarli, per esempio. Può intervenire scrivendo in chat. Sì, c'è una persona che ha alzato la mano, l'abbiamo invitata appunto a scrivere la domanda in chat. Quindi in italiano purtroppo, ripeto, non c'è nulla, però utilizzata in questo modo vi permettono queste applicazioni di fare cose molto particolari. Ad esempio il fatto della chat GPT, l'avevo lasciata da parte, se uno fa un abbonamento con la chat GPT per usare le sue risposte eventuali, con la chat GPT 3.5, che è quella più conosciuta, ora è comparsa la 4, voi pagate mediamente 0,0010 centesimi ogni 1000 token. Un token, grosso modo, è come una parola. Questo significa che in realtà potete non pagare niente, perché se non superate mai un certo numero di euro non vi fanno pagare, e inglobare questa applicazione. Tipo, in che modo vado nella piattaforma OpenAI.com, vado a creare le mie API, non faccio altro che crea una password segreta. Ok, ho sbagliato. Vabbè. Ha ragione lui. Ha ragione lui, allora chiudo. OpenAI. E vi create una chiavetta. Ok, qua ora ne sfrutto una subito, dai, prima che termini il tempo. Ok, questa. Ctrl C, poi tanto la cancello, okay? Quindi anche se registrate, e semplicemente la posso utilizzare da qualsiasi parte. Quindi, per esempio, in un'altra piattaforma che non ho tempo di farvi vedere, tipo appinventor.meet.edu, che è quella che ci permette di fare applicazioni per i cellulari Android, anche sempre in modo simpatico con i blocchi. Adesso funziona pure con l'iOS, e per ora in termini Wi-Fi abbiamo sempre questa programmazione a blocchi che si è integrata con i blocchi della chat GPT e di DALL-E, cioè quindi se vado a attivare quest'ambiente, ho la possibilità, programmazione a blocchi, di inserire i miei blocchetti, di inserire riconoscimento tra le mie immagini, sensori vari, eccetera, eccetera, NFC, pedometro. Possiamo andare a vedere sperimentale, troviamo chatbot e imagebot, che sono appunto i blocchi che ci permettono di integrare la chat GPT. Nel caso di stretch.github.io, scusatemi la velocità, era per farvi vedere che veramente abbiamo un mondo disponibile che possiamo utilizzare già, dicevo, senza uccidersi di competenze. Quindi chat GPT, qua è dove scrivo dove verrà data la risposta in base alla mia domanda, e questo per settarlo. Quindi utilizzo, per esempio, un text to speech. Vai, testo, vai, ok. Boh, situazioni, quando premo spazio mi chiederà la passwordina e gli dirò, per esempio, in sole 10 parole, dimmi cosa è l'intelligenza artificiale. Ma pensate che potete comunque artificiale, potete inserire vocalmente il comando, quindi premo spazio. Abbiamo un Mi altro chiede, paio di domande poi, eh? sì, premo spazio e attendo la risposta. L'intelligenza artificiale è un campo di studio che si occupa della creazione di sistemi informatici che possono aiutare l'intelligenza. Ah, poi me l'ha troncato, devo dire al massimo di, perché in sole mi fa il troncamento.
A cercare, ah, ok, ma in italiano c'è. In passato ho provato a cercare delle API per poter utilizzare ChatGPT o intelligenza artificiale tramite codice o richiesta, ma non ho trovato nessuna gratis. E praticamente è gratis, io non pago mai perché gli dico sempre di non superarmi le 10-15 parole. E spesso trovate pubblicità tipo guarda una piattaforma meravigliosa per intelligenza generativa, piattaforma generativa. In realtà, tutte quelle che vedete si basano su questo, cioè non fanno altro che dei programmini dove sfruttano queste API. Al limite, siccome vi superano il numero di parole richieste, vi chiederanno di pagare un canone, però non conviene perché sicuramente ci guadagnano. Che cosa verrà condiviso con noi? I programmi saranno scaricabili. Sono programmi online, queste piattaforme sono online, quindi se posso condividere poi. Se posso, casomai vi lascio la mia email, ok, non so come giuseppe.aleci@gmail.com e vi e se volete mi potete scrivere via email e vi mando tutti i link. Penso comunque che rimanga registrata. Puoi consigliare a un prof di sistema una possibile roadmap di apprendimento umano per avvicinarsi a questo strumento? Con che cosa iniziare? Dove trovare esempi semplificati applicativi di questo livello? Io inizierei proprio con Teachable Machine Google che vi fa vedere una serie di video, di materiale di come utilizzare, in che cosa consiste il machine learning, in cosa consiste il deep learning, quindi da lì. E su tutorial su mBlock ne trovate tantissimi, e su Stretch no, non trovate nulla su Stretch 3, e purtroppo però non trovate nulla perché non viene considerata una piattaforma, è un ambiente offerto da questi giapponesi. E per un prof di sistemi, sì, esempio, l'applicazione mBlock di prima, quella che vi ho fatto vedere che permetteva il riconoscimento delle immagini e dei clienti, ecco, non mi viene il termine, in realtà lo si può fare andando a sfruttare, per esempio, sensori a ultrasuoni e altri dispositivi, perché potete aggiungere qualsiasi tipo di dispositivo, quindi l'Arduino, quindi come schede elettroniche, al microbit come scheda, oppure potete anche aggiungere dei propri sensori. In particolare, io sfruttando i semplici sensori ultrasuoni del MBOT, facevo in modo tale che ogni volta che mi avvicinavo al sensore ultrasuoni, mettesse una variabile vicino a 1, e quando la variabile vicino era 1, faceva partire il programmino di riconoscimento delle persone, quindi dei clienti. Ora qua, per fare una cosa veloce, ho messo invece il blocco, l'ho già piazzata 1 la variabile, e avevo messo il blocchetto di controllo con spazio. Però potete fare un sistema naturalmente che interagisce con altre ma con altri dispositivi, quindi potete aggiungere schede elettroniche di sistemi, potete lavorare anche con i PLC, si può interagire. Naturalmente Arduino, che è famoso, tutte le schede che volete, e potete sfruttare comunque l'IFTTT, quella piattaforma che vi dicevo io, che vi permette di avere più sistemi automatici disponibili. Quindi vi facevo l'esempio appunto di macchinari vari o elettrodomestici che possono essere gestiti tramite semplici comandi, come può essere il webhook che vi ho fatto vedere poc'anzi. Nella chat potete intervenire scrivendo domande. Ok. Domande. Al momento mi pare che non ci siano altre domande. Se qualcuno vuole intervenire in questo ultimo minutino, altrimenti ringraziamo l'ingegnere Aleci per il suo intervento e vi chiedo di rimanere per il sondaggio. Aspettiamo qualche altro secondo. Ecco qui la domanda è arrivata. Il programma che Il inserisce i dati in tabella? programma che inserisce i dati in tabella intende su Google, giusto? Penso che sia su Google. Magari me lo può scrivere su Google.
Penso sia quello. Boh. Okay. Estensione. Un attimo che tolgo qua e vado a cercare Google. Google. Non mi ricordo mai dov'è. Okay. Fogli di Google. Aggiungo. Fogli di Google. Qua io ho tre blocchi, quindi come vedete molto terra terra. Un blocco dove vado a mettere il link del foglio condiviso come editor, foglio Google condiviso come editor, la possibilità di specificare in quale colonna, in quale riga, che elemento voglio inserire, può essere un numero, può essere un testo, nel mio caso era una data con un testo, e anche qui abbiamo in sensori, abbiamo la possibilità di gestire gli orari e le date, e sempre fogli di Google, poi ho la possibilità di leggere dalla cella una determinata colonna e una determinata riga. Infatti il giochino che facevo io era questo, avevo messo qui un contavalori che mi serviva per sapere quale riga era libera per gli anfibi, quale riga era libera per i riduttori, quale riga era libera per gli uccelli. Io leggevo questo valore e andavo a inserire poi l'orario e il giorno a secondo del riconoscimento dell'animale nella colonna corretta. Se era questo di Google che interessava. Sì, ci hanno detto di sì e poi aveva detto che ci avrebbe lasciato il link. Ok, ve li scrivo i link, allora facciamo così. Li scrivo. Ok, vi scrivo i link. Quindi Ctrl C, questo per App Inventor. Quindi questo App Inventor. Poi stretch, ok. Ctrl C. Questo è quello giapponese. mblock.cc. Naturalmente vi lascio questo perché qui potete decidere se entrare con Python oppure con i blocchi. Qualcuno di voi, magari più esperto, entra con i blocchi. E poi gli ftt.com, se volete sfruttare quella piattaforma che vi dicevo, vi permette di gestire questi dispositivi. E Teachable Machine Google, vabbè. Teachable Machine Google, questa è più famosa, è da tantissimi anni, ormai da 2018, 2017, non mi ricordo, questo come link disponibile. Si potrà vedere la registrazione? Non lo so, lo Sì, nelle sanno. prossime settimane verranno caricate sul nostro canale YouTube, quindi basterà seguire i canali appunto social di Maker Faire e ci saranno tutte quante le registrazioni disponibili. E, ingegnere, se non vuole aggiungere altro, Va bene, io allora la... se... Va bene. Allora vi saluto e l'email ve l'ho lasciata, eventualmente qualsiasi domanda non vi fate problemi. Grazie per Grazie l'attenzione, mille, per la velocità. grazie ancora. Scusatemi, ok, arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci, grazie. E chiedo a tutti i partecipanti di rispondere in maniera molto rapida, 30 secondi, al sondaggio che vi ho appena mandato. Grazie a tutti quanti per aver partecipato. Arrivederci.